buongiorno a tutte le colleghe, a tutti i colleghi agenti immobiliari e consulenti del credito. È un momento particolare per la nostra professione, come molti di voi sapranno, in questi giorni presso la Camera dei Deputati si sta discutendo della nostra legge professionale, in particolare di una modifica che è già stata approvata in Senato il 2 novembre e che se sarà confermata anche alla Camera e quindi diventerà legge dello Stato, comporterà l'introduzione di un'ulteriore incompatibilità per la nostra attività. In pratica l'attività di mediazione immobiliare diventerà incompatibile con l'attività di mediazione del credito. Per questo motivo ho sentito la necessità di inviarvi questo video messaggio, perché sento che il nostro lavoro in questa fase storica ha bisogno, ha la necessità di una grande unione e coesione della categoria, tutti compatti e uniti proprio per far sì che invece le nostre agenzie possano avere ulteriori opportunità di erogare servizi a favore della collettività e di implementare i nostri fatturati, così come è in pieno allineamento alla visione europea, ma soprattutto alla visione del mercato e di ciò che è rispondente alle moderne esigenze dei cittadini. FIAIPA ha lottato, sta lottando e continuerà a lottare su questo versante, così come ha fatto in questi anni, all'insegna della concretezza. Tutti noi abbiamo bisogno di attività che possiamo toccare con mano nella nostra quotidianità e lo abbiamo fatto su tre versanti: lavoro, sindacato e innovazione. Dal punto di vista del lavoro, come sapete, abbiamo una legge che ci dice come diventare agenti immobiliari, ma non come svolgere l'attività di agente immobiliare. Quindi abbiamo ideato e realizzato un modello professionale di lavoro denominato una FIAIPA, il quale tramite la collaborazione con l'UNI, l'Ente Nazionale Normazione, abbiamo dato vita a una prassi di riferimento e quindi a un percorso formativo che si chiude, che termina con una certificazione di qualità. Questo modello di lavoro che è a disposizione di tutti gli agenti immobiliari FIAI, ma anche di tutta la categoria, dà l'opportunità di poter dare un senso compiuto e concreto a quella P di professionalità che credo tutti noi rivendichiamo dinanzi alla collettività e dinanzi al mercato. Dal punto di vista politico-sindacale abbiamo riformato in questi anni per ben due volte la nostra legge professionale, da una parte inasprendo le sanzioni per chi esercita abusivamente la nostra attività e dall'altra proprio ottenendo il recepimento integrale e testuale di un nostro emendamento in relazione alla legge europea 2018, con la quale abbiamo dato l'opportunità alle nostre agenzie di poter erogare ulteriori servizi oltre a quello di intermediazione immobiliare, ovviamente nel rispetto delle specifiche professionalità, e che nello stesso tempo ha impedito ai dipendenti delle banche e ad altri professionisti in ambito immobiliare di poter svolgere impropriamente la nostra attività. Durante il periodo pandemico siamo anche riusciti con un'attività, credo di poter definire chirurgica dal punto di vista della sensibilità politica con il Ministero dello Sviluppo Economico, a riuscire a far rientrare la nostra attività, quella di agente immobiliare, nel primo elenco che il Ministero, al quale il Ministero ha consentito di poter riaprire il 4 maggio. Credo che per noi sia stato un momento molto importante che ha consentito poi anche alla nostra categoria di poter dare un contributo alla vitalità e alla dinamicità del mercato immobiliare. Dal punto di vista invece dell'innovazione abbiamo messo in campo tutta una serie di servizi grazie alla nostra società DBP, in particolar modo su tutti la firma digitale con riconoscimento a distanza grazie all'accordo con InfoCert. Abbiamo messo in campo una piattaforma digitale denominata una FIAI per la raccolta online della documentazione relativa all'immobile grazie a un accordo con CRIF SPA. E tanti altri servizi. Abbiamo soprattutto investito sul cercacasa.it, il vero e unico portale, la vera unica realtà attualmente presente dal punto di vista del novero dei portali, che affianca l'autorità commerciale alla valorizzazione della figura professionale nostra, cioè ovvero di noi agenti immobiliari, mettendo al centro non il proprio brand, ma quello che è veramente la figura professionale di colui che aiuta le persone a comprare e vendere a casa, ovvero in un momento così delicato per la vita delle persone. Abbiamo anche ideato e realizzato una campagna televisiva rivolta all'intera categoria, perché il nostro obiettivo deve essere quello di far sì che la comunità percepisca l'intera categoria in termini di utilità in questo momento, come dicevamo, così importante per la vita delle persone. Con Auxilia Finance invece credo abbiamo trovato, diciamo
così, quella sinergia collaborativa vera tra agenti immobiliari e collaboratori del credito, che consente di dare quel servizio completo, mondo immobiliare e mondo del credito strettamente così correlati tra di loro, alla collettività, alla comunità, grazie alla professionalità e all'etica dei consulenti del credito, che sono dei veri partner per noi, ma soprattutto, come dicevo, sono coloro che sinergicamente ci aiutano a dare il miglior servizio al cittadino, quindi al nostro cliente. E siamo in un momento, dicevo, particolare con la consulta interassociativa con FIME e ANMA. Sapete che abbiamo il coordinamento, abbiamo raggiunto e abbiamo attuato delle iniziative molto positive per l'intera categoria, però abbiamo una visione completamente diversa per quanto riguarda il futuro della nostra professione e della nostra professionalità. E mi riferisco proprio a questa idea di agenzia multiservizi, di agenzia multidisciplinare che la nostra federazione porta avanti e porterà avanti finché non otterremo il risultato che l'Europa e che soprattutto il mercato e la collettività desidera. Siamo agli inizi del tesseramento federativo per il prossimo anno, tante sono le sfide che ci attendono e per riuscire a vincerle abbiamo bisogno del massimo coinvolgimento e della massima partecipazione di tutti voi. Quindi il mio invito, che è un invito legato alle attività che porteremo avanti su tutti, la tutela della terzietà del mediatore, la lotta all'abusivismo e portare a termine proprio il progetto dell'agenzia multidisciplinare, purtroppo oggi in discussione, ma che ripeto siamo l'unica associazione che vuole realizzare, ecco, insieme con la massima partecipazione, collaborazione e coinvolgimento, sono certo riusciremo uniti a raggiungere i migliori risultati per la nostra professione.